buongiorno a tutti i nostri follower e soprattutto, come dice il dottor Mazzuoli, alle nostre follower. Ecco, no, vi dico, oggi siamo in un ambiente un po' insolito, come vedete, rispetto alle abitudini. Questa abbiamo deciso di documentare anche la pre-escursione, però è doveroso fare una rettifica. Prego Mazzuoli, rettifica. Fare una rettifica, ma in realtà noi abbiamo fatto una provocazione la volta scorsa dicendo che Alessandra non conosceva Poggio Grezzano. Ma quando mai? Ma quella conosce appunto, conosce tutto, quindi Alessandra come Google, però conosce tutto. Sì, chiediamo scusa pubblicamente. Pubblicamente sì, perché la ragazza merita oggettivamente, quindi le scuse sono molto ben, diciamo, come dire, inviate. No, devo dire che effettivamente, come mai oggi siamo qui a Valentano, Mazzuoli? Perché abbiamo deciso di... Perché adesso il nostro Atallarico ci offre la colazione. No, documentare anche le fasi preliminari all'escursione. Però qui, ora ci stiamo dirigendo verso il nostro bar di riferimento, che è il bar De Voti. Sì. Anzi, se ci capitate, venite, perché c'è personale simpatico e anche cornetti molto buoni. È il nostro sponsor. ci finanzia le escursioni. No, il bar De Voti, guardatelo. Però qui sorge il solito problema etico. Il problema etico, chi paga, Mazzuoli? Chi paga? Allora, stavolta non sento storie, paghi tu, perché a Sovana mi hai veramente depauperato. A Sovana ho pagato 3 volte consecutive. I prezzi assurdi di Sovana, che non ti dico, per cui ci dirigiamo adesso. Bar De Voti, guardate. Prego, che si prende? Allora, buongiorno, dottor Mazzuoli. Avendo deciso di documentare anche gli aspetti preliminari all'escursione, ora siamo in macchina, ci stiamo dirigendo verso dove? Vogliamo dirle i nostri follower? Allora, oggi stiamo andando in un posto in cui Atallarico ci porta senza avere praticamente la minima idea, indicazione, no? Giusto? Una località. Quindi questo vuol dire che non lo troveremo, vuol dire due che... località, no? Due località, figure. Quindi vuol dire che non lo troveremo sicuramente. È molto improbabile, conoscendo insomma le nostre... Noi non lo troviamo manco con le coordinate, figuriamoci. E comunque questo qui veramente, secondo me, è un posto unico, mamma mia. Questo qui non lo conosce manco Alessandra. Manca Alessandra, questo lo conosce. No, questo veramente è qualcosa. Ma piuttosto? Sì, dopo lo spedisco. No, questo è un posto che non conosce manco Alessandra, e quindi ce la porteremo casomai, se lei desidera vedere un posto esclusivo. Guardate, è un posto veramente che lascia... È un pagliato che lascia bocca aperta, veramente straordinario, perché è qualcosa di assolutamente imprevedibile. Diciamo ai nostri follower dove andiamo, guardate le indicazioni. Sì. San Lorenzo, Acqua Pendente Onano, Orvia... No, dove andiamo? Andiamo verso Proceno. Non Porano? Proceno, che Porano? Proceno, ma io ho detto Porano. Buonanotte, ma Porano dove sta? Ma sei sicuro che era Proceno? Proceno. Porano sta vicino a Orvieto. Siamo stati a Porano? A Porano no, però no, Proceno. Degli Escanas. Ah sì, sono stato adesso. Ho avuto un attimo di confusione mentale. Proceno, Porano, Sorano, tutto quello. Allora, sì, andiamo a dove? Quindi a Proceno. Proceno. Ci sta un monumento unico che non so perché è così poco famoso, ma eppure è qualcosa di veramente incredibile. Ho visto la foto. Ho visto la foto sul libro del sacerdote Mario Brizzi. Ma che, di Pianzano? No, curiosamente c'ha un nome e cognome tipicamente pianzanesi, ma non è di Pianzano. Comunque, Mario Brizzi è lo storico locale di Proceno, che ha fotografato questo ambiente, che è veramente qualcosa di sorprendente. Ma so, che Proceno, lo possiamo vedere anche dal castello, ecco, sarà andato dal castello Sforza, che ho appena inquadrato, e ci stiamo dirigendo verso una località, il boschetto. Allora, intanto volevo dire che abbiamo la macchina del dottor Mazzuoli. Storicamente, per questo tipo di escursioni, usiamo sempre la macchina del dottor Mazzuoli, vero? No, veramente non storicamente, sempre. E questo perché, se voi guardate i nostri vecchi Grand Tour della Tuscia, che trovate su internet, cercateli, Grand Tour della Tuscia, non i nuovi Grand Tour, che sono quelli che facciamo adesso, che trovate su YouTube, ma proprio i Grand Tour della Tuscia, vi renderete conto che al tempo si usava la macchina del dottor Mazzuoli per una sola ragione. Qual era la ragione? Che il dottor Mazzuoli era uno dei pochi in Italia che avevano l'aria condizionata. Quindi dopo questa serie di uscite abbiamo cominciato a usare sempre la sua macchina, anche se l'aria condizionata è universalmente diffusa. Allora, attenzione, Poggio Porsenna, potremmo esserci nella località. Vedete la valle piena di nebbia, dico bellissima. Allora, qui c'è pure un problema, Mazzuoli. Allora, oggi diciamo che siamo nel Lazio, quindi non abbiamo violato la zona gialla come facciamo di solito per andare in Toscana, e quindi siamo in regola.
Però dovremmo violare una proprietà privata? Che qual è un problema questo per lei? Ma questo non lo so, perché c'è sempre il rischio di trovare qualche malintenzionato che ci manda via, e il che è abbastanza... Con la scusa del toro, dovrei sapere che in tutti i posti dove c'è qualcosa di interessante c'è un toro di guardia, e se incontri qualcuno dice no, non potevo andare perché c'è il toro. Ovviamente noi ce ne freghiamo del toro, abbiamo un drappo rosso come strumento, diciamo, per le nostre escursioni nel caso della necessità, e quindi il toro lo governiamo, ecco. Però come al solito siamo allo sbando, perché non sta di qua, andare su di qui, chi dice? Vabbè, se riusciamo a trovarlo poi ci rivediamo. Perché siamo qui? Ah, guarda, ditelo a Talarico, ditelo. Perché questo veramente oggi è un'impresa di quelle impossibili, secondo me. Però stiamo cercando un monumento veramente unico, se lo troviamo. Se esiste, soprattutto. Perché io dubito che esista. Di che si tratta? Si tratterebbe di un colombario, lo dico? Dillo, ci siamo. Di un colombario con annesso altare a scale. No, altare non è possibile. A scale dentro un colombario. Luogo sacro etrusco. Ho detto tutto, come disse Pino De Filippo. Ma perché siamo qui in questo specifico a calpestare un campo di grano che ci becca padroni di lamenta? Perché le poche indicazioni che Atalarico ci ha dato sono la località, lo dico? Boschetto. Località Boschetto. Lassù c'è il Boschetto, per cui? Comune di Proceno. Soli, questa è la seconda rupe che noi circonnavighiamo. E siamo tutti inzaccherati, guardate, perché non c'è la salamoia. Ma ci sta il fango per fare una guerra, allora dove mi sta portando, professore? Lei dove mi ha portato? Ecco, cominciamo. Senti, oggi questa maglietta da Batman sei abbastanza curioso, sai? Stiamo cercando, analizzando, scandagliando tutte le rupi rupestri alla ricerca del micro colombario. Ma qui è pieno di rovi, secondo te può essere qui in mezzo? La strada cinghialesca, ma... di solito va nelle grotte a ricoverarsi e poi scende di notte. Ma sarà il caso di arrampicarsi su per sto costone pieno di rovi? Andiamo? Allora, siamo arrivati in un insediamento umano, come vedete. Oh, ci sono delle nicchie tipo apiari e ci sono locali chiusi. Questo locale è interessante, Mazzuoli. Stefano Bono. Conosce nessuno Stefano che può qualificarsi Bono, Mazzuoli? No, non mi viene in mente nessuno, vabbè, non importa. Andiamo oltre. Ho visto qualcosa di sorprendente. Non so se si vede, eccola. Una Vanessa Atalanta. Una delle più belle farfalle che ci sono in Italia. Guardatela. La Vanessa Atalanta che sbatte le ali. È fantastica, Giacomo! Vanessa, ciao. Dottor Vanessa. Mazzuoli sta tentando un ingresso alternativo. È una zona piena di rovi. Difficilmente, secondo me, arriverà all'obiettivo. Però ho già visto che questa è una zona franosa, terreno argilloso, quindi secco quando non piove e friabile. Potrebbe essere sommerso da una frana che potrebbe ricoprirlo integralmente. Mazzuoli, nel caso una frana... Io ho cambiato idea sul recipiente. Aia. Il recipiente è siderale. Niente, ho finito la memoria. L'altro colombario che abbiamo individuato, lo vedete, inaccessibile, ma questo non frena il dottor Mazzuoli, che si lancia come siccome un fauno o siccome un cinghiale sulla rupe, vabbè, adesso geologicamente non so come è fatta, alla ricerca del colombario. Ci siamo, l'abbiamo trovato! Meraviglia delle meraviglie, guardate! Il colombario argilloso sul colle di Proceno, guardate cosa c'è in mezzo, guardate! C'è una scala, unico nel suo genere, colombario con altare votivo. Dottor Mazzuoli è giustamente commosso. Mazzuoli è commosso? Sono commossissimo. Commossissimo? Lo sono anch'io, da stamattina che giriamo a vuoto. Guarda, come al solito utilizzato per motivi agricoli, c'è qualcuno che ci ha messo i bigonci, ci hanno messo? Le pigne, che c'è? Ma è uno scandalo assoluto. Che meraviglia il colombario con la scala.
la tomba etrusca votiva trasformata in columbario. È una grande giornata questa per l'archeologia, per Canino Info, per Mazzuoli, il duo archeologi. Cerchiamo di vedere questa meraviglia attorno al Soglio. Non so se volete scriverla, ma essendo un monumento unico, inedito, c'è poco da descrivere. Comunque, come vedete, appena si entra c'è questa profonda grotta, come chiamarla, che non sembra una tomba tuttavia, che è scavata abbastanza... Quanto è profonda? L'hai misurata? Sì, a 13 metri. 13 metri. Ed ha questo altare centrale. L'altare chiaramente sarà poi a sua volta trasformato in colombario, vedete? Con le cellette in fondo. Questo altare centrale con una scala. Ma la scala che sia originale, penso di sì, perché altrimenti che senso ci aveva? E pare che sopra c'è anche, hai detto già, come una specie di... Sì, un buco per mettere l'oro circolare e mettere il cippo. Ecco, questa è l'altra parte dell'altare, come vedete, l'altare, questo corridoio aereo, con ugualmente con delle cellette laterali. Oh. Come vedete, l'atto vandalico del contadino, chiaramente, che ha scavato per ricavare un vano tipo una mangiatoia. E da lì poi si ritorna verso l'ingresso con tutte queste cellette. Allora, abbiamo contato un migliaio di cellette, forse anche di più. No. E questo indica, come dire, l'importanza di questo sito, che ora vi faccio vedere meglio in tutto lo suo splendore. È un sito fortemente a rischio, perché c'è una situazione di grave degrado. Ci sono stati dei crolli, come vedete lassù in alto, e temo che se qualcuno non interviene ne resterà ben poco, anche perché purtroppo è scavato non nel tufo ma in una roccia arenaria, dico bene? Sì. Per cui molto molto friabile, conseguentemente si sgretola, ecco, la scatola, come vedete la scala è già completamente sgretolata. Non è molto significativa, c'è una vaschetta, potremmo dire, se fossimo in qualche modo, che si tratta di raccolta di che cosa? Per le abluzioni? Cerchiamo un po' di guardare le da qui. C'è qualcosa dentro le cellette, Giacomo? C'erano le forbici da poda. Cosa? C'erano le forbici da poda dentro. Dentro? Dentro una, sì. Era un protopillanoviano. No, da qui però vedo qualcosa che non saprei definire. Delle piccole lastre, cosa sono? Vedete? Vedete anche voi, amici? Comunque, ecco, questa è la grotta vista dall'alto, non so se si apprezza. Ve la riprendiamo perché non so chi potrà arrivare fino qui. Chiaramente non vi diciamo come si arriva, perché scopritelo da voi. È stata un'ammazzata enorme, dottor Mazzuoli. Ecco dall'alto questa meraviglia. Non saprei come chiamare. Come la chiamiamo questa tomba, Giacomo? Il colombario altare? Cosa? Il colombario con la scala? Il colombario della scala. Il colombario della scala, la scala è questa. Oh, c'è una bella vista sulla vallata, siamo sulla strada D, non lo diciamo. Come vedete è stata ampiamente riutilizzata a livello agricolo, in qualche modo depauperandola. Allora, questo posto è noto come il colombario grande, perché evidentemente ce n'è anche uno più piccolo, ma quello più piccolo non è accessibile, perché il solito contadino va fatto, se ne è appropriato e ci ha fatto una stalla, ha chiuso a chiave e non siamo potuti entrare, non abbiamo potuto documentarlo. Guardatevi ancora questa meraviglia, io continuo a girare, come dire, sterefatto con la mia videocamera, cioè il mio telefonino intorno, mentre il dottor Mazzuoli raccoglie i bagagli per la partenza. Tutto sembrava finito, quando tutto sembrava finito, l'occhio vigile del dottor Mazzuoli ha individuato un altro colombario. A fianco di quello grande abbiamo trovato il colombario piccolo, che non è altrettanto bello evidentemente, ma per noi ricercatori di colombari è comunque una grande emozione. Guardate, quasi crollato completamente, è un colombario doppio, come vedete ampiamente riusato, depositato, distrutto. Forse abitato, perché vedo anche delle opere d'arte. Che è sta roba? Che è sta tavola? Giacomo, era anche stuccato questo, guarda. Sì, ma questo è stato fatto dopo. Guarda,
quello lì. Questo è l'altro piccolo vano del colombario piccolo, non ha motivi di interesse particolare se non il fatto piuttosto raro, non so se unico, che è scavato in una roccia arenaria, il che si addice ben poco ai colombari. Abbiamo, come vedete, un muro a risparmio al centro e le nicchie diffuse sui lati.